Da quando abbiamo ricominciato a lavorare insieme a teatro, ho ricominciato a lavorare a teatro insieme a Marco Baliani, mi sono detto mai più senza. Perché il teatro fatto in questo modo, secondo me, a me ha dato tantissimo. Io me lo ritrovo moltissimo in tante cose che faccio. Anche in un film come Veloce come il vento me lo sono ritrovato sicuramente. Anche nel film di Sergio Castellitto, Fortunata, abbiamo fatto un giorno una scena con Sergio Castellitto, una scena molto divertente a cavallo fra dramma e commedia. Io la guardavo, lo guardavo lui che me la raccontava e dicevo, vabbè, bellissima sta scena. Poi la faccio. Lui viene da me, mi dice, bravo ste. Mi ha detto, sai questo che cos'è? È il teatro. Giochiamo con Orlando perché già ci giocava Ludovico Ariosto, perché se uno comincia a leggerla dimenticandosi la scuola, cioè dimenticandosi la pesantezza con cui ce l'hanno insegnata a scuola, e si lascia andare alle avventure narrate, scopre che dentro Orlando Veloce c'è un gioco continuo di salti temporali, di presa in giro dei personaggi, di interventi dell'autore che cita se stesso citando i personaggi, è di una modernità sconvolgente. Marco fa un cappello introduttivo e poi io entro e comincio la narrazione classica dell'Orlando Furioso, le donne, i cavalier, l'arme, gli amori, le cortesie, l'audaci imprese, io canto e via dicendo. Se non che a un certo punto Marco giustamente si interroga su un personaggio che è Rinaldo e mi chiede come mai Rinaldo possa cercare di provarci con la donna di suo cugino Orlando. Quindi subito il livello della narrazione entra in un'altra dimensione. Noi siamo due corpi che giocano, sono due corpi narranti in gioco, che si mettono in gioco perché c'è una complicità enorme tra me e lui, cresciuta nel tempo, che non c'era all'inizio, e questo ci permette di spiazzare completamente le aspettative che ognuno di noi, anche noi, abbiamo rispetto a quello che sta avvenendo. È uno spettacolo dove l'improvvisazione è sempre presente. Partiamo raccontando e poi piano piano diventiamo due narratori che raccontano in due modi diversi le vicende che portiamo in scena. E agiamo moltissimo, mimiamo i combattimenti, le fughe, le storie d'amore, gli amplessi, l'orca. Marco fa a un certo punto l'orca, un mostro marino orrendo. Mi ricordano le fiabe che raccontavo negli anni Ottanta. Se fai così, i bambini morivano. Però per un attimo diventi quella cosa lì. Quando Stefano mi ha proposto di fare Orlando Furioso, non ho mai dubitato dell'idea che si dovesse rispettare l'endecasillabo. Cioè l'invenzione musicale di Ariosto è un endecasillabo eccezionale che mai più raggiunto un livello del genere in letteratura. E quindi ho pensato subito che dovessimo agire attraverso la rima. Il verso è una cosa meravigliosa. Io se dovessi farlo televisivamente, infatti avevamo detto, no? Cioè l'Orlando Furioso è proprio una soap opera, è già pronta, ci servono un po' di effetti speciali. Lo farei in versi. È troppo bello, è troppo musicale per lasciarlo, per farlo banalizzare in una lingua non versificata. In fuga corre la gente battezzata dai Saracin, rincorsa e malmenata. E fugge pure Angelica. Inseguita, attaccata, E fugge pure Angelica. bastonata, E decimata, fugge pure Angelica. ammazzata, scamazzata, spappata. E fugge pure Angelica dal campo. Che quando mi parte la rima innata non riesco più a fermare la cantata. Ho capito, ma datti una calmata. E questo è. Invitiamo tutti coloro che amano l'Ariosto. A venire a vederci presto e tosto. Troverete a teatro due giullari vestiti di Ma niente, molto ilari. che con grande entusiasmo e grande energia Ci faranno godere fino alla follia. dell'Ariosto tutta la sua magia.